stiamo lavorando sulla Tempesta di Shakespeare e diciamo io sono partito da una costruzione drammaturgica in cui oltre a mantenere tutto quello che c'è di meraviglioso dentro la Tempesta di Shakespeare, ovvero il teatro nel teatro, l'usurpazione, il potere, però mi interessava di più il fatto che ci sono questi due mondi che non comunicano tra di loro, che è un mondo fatto di, chiamiamolo indigeno, il mondo di Calibano, un mondo che alla fine Prospero non riesce a perdonare fino in fondo, perdona tutti tranne questo indigeno che ha conosciuto nell'isola che ha trovato lì. La tempesta è un enorme enigma e credo, come dice Nadia Fusini, che sia bello perché Shakespeare non ci dà delle soluzioni, questa la trovo molto bella. Tiene aperto questo gioco, però è la storia anche di un perdono, la necessità di dire basta a tutto questo. Chiaramente qui c'è il gioco teatrale, no? Il teatro nel teatro, in cui appunto le varie vicende a un certo punto arrivano a una conclusione, si dissolvono perché diventano come un gioco teatrale, nel senso non ci sono morti, ci sono solo posizioni che sembrano portare a una tragedia ma che poi sfociano nel perdono. E quindi è questo perdonare che mi interessa, il fatto di, è un po' come la vita, no? La vita è fatta di tante tribolazioni, ma perché dobbiamo tribolare sempre se poi alla fine e soprattutto di incomprensioni, no? Tra persone, perché dobbiamo tribolare se poi possiamo anche concederci, come dire, non una tregua, concederci proprio la comprensione dell'uno con l'altro, di queste tante diversità che ci sono. È stato un dono avere la residenza della Corte Ospitale perché noi cresciamo, i nostri spettacoli nascono sempre da Lucca, nel senso che in un isolamento totale sono sempre nati, diciamo, col comune di Lucca e quindi con teatri, diciamo, prestati per poter procedere con l'allestimento. Per me è stato fondamentale invece, ho chiesto a Jonathan di uscire e proprio per azzerare totalmente questa condizione, nel senso era fondamentale stare anche in un posto dove si potesse dormire, dove si potesse anche cucinare e quindi anche sciogliere il momento delle prove, ma che fosse, come dire, un ripartire da zero. Io credo che sia fondamentale lo scambio anche perché non, se ci si fossilizza solo nella ricerca teatrale, no? Noi partiamo sempre dalle improvvisazioni, diventiamo un po' più aridi. Per me era fondamentale lo scambio anche con altre realtà, questo ci sembrava anche il fatto di aver condiviso con un circo, ecco, questa residenza è stata una scoperta per noi, nel senso che poter anche nei momenti, diciamo, più di ricreazione, a cena, a pranzo, poter anche scambiare delle idee sia con gli ospiti, sia con quelli che ci stavano ospitando, era proprio partire da zero, è stato fondamentale, direi, per questo. Poi abbiamo avuto anche la possibilità di fare un laboratorio con degli immigrati, che al di là che era più ricreativo, perché poi erano presenti anche le famiglie, dei bambini, ma è proprio
nel contesto della tempesta, per noi e per loro, questo avvicinamento di culture diverse, che è un po', no? Quella occidentale che si apriva alle altre, poter comunicare anche con la musica, che è un linguaggio universale, perché nella tempesta ci sono le canzoni, ma comunque è un modo per poter dire a tutti, a far trovare a tutti un'umanità, quell'umanità, senza più vedere delle barriere, per quanto possa essere banale, è un'esperienza totalitaria, nel senso che ci fa capire a tutti dove sono gli errori, ecco, e dove sono invece i luoghi della speranza, di una comunicazione totale.